In sottofondo c'è il rumore del mare, del vento, si cercano dei sassi, c'è una sorta di richiamo nella pietra, un qualcosa di primordiale. Poi la concentrazione e la ricerca dell'equilibrio per dar vita a opere d'arte che con il tempo o un soffio spariscono per sempre. È lo stone balance, una tecnica, un'arte, una passione, difficile definirlo. È un qualcosa che ciascuno vive a proprio sentire. Lo stone balance è un gioco, un passatempo che ho scoperto ormai da una decina d'anni ritrovandomi al mare da solo. È un gioco, ma non è solo questo, perché una volta diciamo che sono entrato dentro a questa disciplina, a questa forma d'arte, ho scoperto appunto che dietro ci sono un sacco di sfaccettature diverse. Ogni spiaggia ha le sue pietre tipiche. Qui ad Antignano, a un passo dal Romito, sono generalmente tonde e lisce, ma in quest'arte si può spaziare, utilizzare anche legni e ciò che restituisce il mare. Generalmente la partenza è la scelta del sasso che starà in cima, alla punta, che è un po' particolare, che può avere diverse forme. E da quello poi si cerca, diciamo, di costruire un qualcosa sotto che permetta di sostenerlo alla fine. Serve avere tempo a disposizione per potersi dedicare allo stone balance e per mantenere le pietre in un equilibrio che sembra sfidare la forza di gravità, ci si affida in un certo senso alla scienza. Fondamentalmente è fisica, nel senso che un qualsiasi corpo, se noi lo vincoliamo in un punto, sarà libero di ruotarci intorno e di spostarsi. Se noi riusciamo a bloccarlo in due punti, potrà ruotare solo intorno all'asse. Con il terzo punto praticamente si blocca. Perché fare lo stone balance? Innanzitutto permette di scaricarsi, serve focalizzarsi, concentrarsi sul lavoro e quindi permette, diciamo, di staccare il cervello e eliminare, diciamo, vari pensieri.